Allora, bentornato a Luca Bergamo, che è vice sindaco di Roma, ma anche assessore alla crescita culturale. Solo però il ruolo di vice sindaco ovviamente richiede molto tempo e molti impegni. Posso dire uomo di sinistra? Sì, uomo di sinistra, sembra in buoni rapporti con Rutelli, non sgradito al centrodestra. Io sono andato a ripescare una dichiarazione dell'ex sottosegretario ai beni culturali Francesco Giro di Forza Italia, che spese per lei parole di elogio quando diventò assessore alla cultura. È così? Se lo ha fatto, Se lo ha fatto è evidentemente. contento? No, insomma, in genere quando si dice bene di una persona e non lo si fa perché ci sono, Altri come dire, altri interessi, interessi, diciamo, e certo. ovviamente non ci sono, uno non si dispiace, Quindi insomma. lei non è iscritto al Movimento 5 Stelle? Beh, io ormai sono adottato al Movimento 5 Adottato Stelle dalla e ci sto Giunta Raggi. bene, e ci sto bene. Senta, mettiamo subito, come dire, le cose in chiaro, togliamoci subito un dente. Le faccio vedere, così poi lei ce ne parla. Questo flash, sono quattro, mi pare, non vorrei sbagliare, mini pillole su quattro periferie romane. Sentiamo la linea, Bruno. Allora, ci troviamo di fronte alla scuola di Corviale, l'ennesimo anno che è ancora chiusa, sono 7 anni di lavori in corso che abbiamo visto bloccarsi senza alcuna spiegazione al territorio. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che ha dato i fondi. I fondi li dovevano dare, non so se alla regione o direttamente al comune. Il comune ai municipi non manda niente. Noi continuiamo a vivere nel limbo, oramai perenne, nel senso la scuola è un esempio di questo limbo, il quarto piano è un esempio di questo limbo, i lavori che hanno iniziato a giugno sono un esempio di questo limbo. Noi ci troviamo solo in bolletta, ogni tanto lavori straordinari di manutenzione che non ci sono. Siamo nel piano che era previsto per essere un piano di servizi e che oggi non è più servizi, sono 110 famiglie più o meno che l'hanno occupato. Il progetto è già da anni che è, diciamo, stato presentato, è stato approvato, adesso è stato finanziato ed è stato anche mandata la gara d'appalto. Per la scuola c'è tempo fino al prossimo settembre, ma per il quarto piano in eterna occupazione 8 milioni di fondi stanziati attendono. Bontà del TAR, sbloccare i lavori. Questa è Roma. Io campo per campo sto qua. No, se mi danno case popolari mi sposto. Per 4 mesi ha detto agli mando, adesso 8 anni siamo qua. In 9 giorni abbiamo raccolto 8.000 firme come petizione per dire che noi non vogliamo nessun campo Rom, né nuovo né già preesistente, e che non vogliamo l'erogazione di 1.270.000 euro più IVA annui. Dal 1 ottobre questo campo Rom è abusivo, non più ricettivo, è scaduta la concessione. Gli occupanti dovranno andare via, ma alcune famiglie non sono idonee per gli alloggi sostitutivi e così il campo rimane aperto, per ora a titolo di volontariato, nonostante il rischio esondazione del Tevere, la mancanza di fogne, luce e gas. E diciamo che questo parco è un parco archeologico, è stata sversata negli anni una quantità abnorme di immondizia dalla quale si producono dei fuochi, forse diossina. Qui stiamo subendo un avvelenamento su vasta scala, quindi il danno ambientale è mostruoso. A quasi un anno dalla delibera del sindaco non si è vista una ruspa, ma è stato nominato il coordinatore del lavoro di caratterizzazione dei rifiuti, l'Università La Sapienza. Dai primi esami nella falda sono emersi degli anomali solventi chimici. Intanto, per la festa dell'albero a fine novembre, arriveranno 500 querce. Arrivano tutti questi disperati a cui viene dato un hotel, famiglie italiane che sono, voglio dire, sul lastrico. Qui non si parla di razzismo, si parla sempre di doveri e di diritti, però i diritti vengono messi al primo posto e dei doveri non se ne parla mai. Occupanti, nomadi, rifiuti e roghi tossici. Per Tor Sapienza anche il ministro dell'Interno Minniti è sceso in campo, ove si renda necessario l'intervento delle forze armate. Intanto l'ARPA ha dichiarato terreno e aria definitivamente inquinati. L'ultimo incendio è scoppiato ieri. I romani ne hanno contati oltre 300 dall'inizio dell'anno. Allora, c'è il riferimento appunto nell'ultima parte di questa maxi fotografia di Levino Bruno al fatto che il ministro dell'Interno Minniti ha detto potremmo impiegare l'esercito, come già accade in Campania per la Terra dei Fuochi, contro quei roghi tossici che spesso si sviluppano a ridosso dei campi Rom. Allora, Bergamo, per entrare nel vivo, Gliel'abbiamo peraltro so che chiesto la noi. sindaca Raggi è soddisfatta di quello che ha detto Minniti, c'è una polemica col PD perché il vicepresidente della Commissione sulle periferie Mora Sutta ha detto la Raggi piuttosto che parlare indica al governo quali sono le priorità. Poi c'è tutta una polemica che riguarda anche la videosorveglianza con le telecamere, ma la tralasciamo. Che state facendo per le periferie, che è il grande problema di Roma? Allora, partiamo
Prima di tutto, il provvedimento di Minniti arriva ben accetto, anche perché era stato richiesto sì. anche da noi, perché con le forze solo della Polizia Municipale non si riesce a controllare questo fenomeno. La ragione per cui ci sono i roghi tossici è anche una ragione economica, perché lo smaltimento dei rifiuti pericolosi costa di più. C'è diciamo, una criminalità diffusa sì. nel paese e notoriamente interviene nella gestione dei rifiuti. Noi la stiamo combattendo, sapete che per la prima volta Roma ha firmato un contratto per la gestione dei rifiuti con il gestore Cerroni, cosa che non è mai successo prima, grazie a un commissario di Stato e al rapporto con il Comune di Roma. Ovviamente no, chi non ama la ricostruzione di una legalità sulla gestione dei rifiuti fa tutto il contrario di quello che no, uno fa. Ora, noi sulle periferie, cioè la città soffre, quello è un racconto di zone molto, sì, molto difficili. Tra loro, ovviamente, anche diverse per le sintesi giornalistiche. Difficili, insomma. Non sono tutte così, per fortuna, ovviamente. Sì. Dopodiché è importante sapere che la periferia di Roma si è sviluppata negli ultimi anni attraverso una cosa che si chiama piani di zona, che erano finanziati e approvati dalla Regione. Nei piani di zona era previsto che di fronte a una concessione ai privati a costruire venissero realizzate le infrastrutture che non sono state realizzate. No, spesso, volentieri, sono state realizzate. Sì. Allora, noi stiamo facendo un lavoro molto consistente, assessore urbanistica, per recuperare almeno 50 piani di zona, siccome ci sono ancora 56 milioni di quei fondi lì che sono allocati, un lavoro per recuperare tutti i soggetti che erano coinvolti nelle operazioni, nei lavori beneficiari e rimetterli in gioco, rimettere questi 56 milioni, perché il problema di fondo in quelle zone lì, io ho visto l'architetto Salimei che conosco, che raccontava, sì. no? In quelle zone lì il problema è una, diciamo, crollo della qualità delle condizioni di contesto, no? Su cui poi si inseriscono i fenomeni sociali che noi conosciamo. Allora, da una parte noi stiamo lavorando sui piani di zona, dall'altra parte, poiché non ci sono più fondi per, diciamo, di Stato, della città, per l'investimento in infrastrutture, abbiamo chiesto al Governo la costituzione di un fondo di rotazione, che vuol dire di fatto un'anticipazione di soldi che noi restituiamo nel momento in cui introitiamo gli oneri, diciamo, sì. edilizi. Sul Campi Rimini abbiamo fatto un grosso lavoro, ci sta lavorando l'assessore Baldassarre. Bisogna considerare anche spesso che non è proprio così automatico il fatto che le persone non si spostino, perché alcune non hanno diritto. Noi, diciamo, ogni tanto troviamo situazioni in cui, diciamo, non è sempre, non è tutti, ma in situazioni in cui ci sono persone che hanno, diciamo, corposi redditi e che quindi non hanno diritto ad avere il beneficio che la città offre con fondi comunitari. Questo però, per essere onesti, questa era una cosa, io l'ho avuta due volte in campagna elettorale alla sindaca Raggi, era una delle promesse in campagna elettorale, la questione dei campi. Tant'è che noi abbiamo cominciato a smontare due campi romani interamente con fondi comunitari, attraverso strumenti che consentono l'integrazione delle persone che hanno diritto, cioè che non hanno redditi eccedenti, ad avere una casa, certo. in un piano in cui le case sicuramente vengono anche romani. È complesso smantellare un campo rom, diciamola così. Le posso fare subito così, prego. Le faccio qualche domanda che è di grande interesse per chi a Roma ci vive e per chi gravita, e sono tantissime persone tutti i giorni. Per esempio riguardo ai trasporti e alla viabilità, è vero, come ho letto, che per esempio riguarda l'ATAC, no? La questione per esempio degli autobus, no? Che voi prevedete un premio di 2,50 euro per ogni multa effettuata dai controllori contro i portoghesi, che cos'è, una sorta di taglia, ma non si poteva fare prima? Allora, diciamo, non sono in grado di rispondere a questa cosa qui perché non la conosco, quindi la devo verificare. So certamente che noi abbiamo fatto un'operazione che non era stata fatta in precedenza, e di assegnare a 800 dipendenti dell'ATAC la funzione di polizia amministrativa, sì. il che significa una possibilità di controllare chi paga e non paga. Devo dire che nei primi otto mesi del 2017 le sanzioni elevate e le riscossioni sono salite in modo molto significativo, quindi vuol dire che l'ATAC, sotto la spinta dell'amministrazione, anche con il cambio dei vertici, sta cominciando a rispondere. Poi, come noto, l'ATAC soffre di, come dire, problemi complessi. Problemi, no, ma non lo voglio dire, non voglio. No, ci sono molti problemi, ma non voglio. Però, lo chiedevo, diciamo, sono problemi che vengono affrontati. Questa mi informerò. Ecco. Senta, un'altra cosa che le chiedo, sempre a proposito del traffico, perché lei da romano lo sa benissimo, uno dei grandi problemi di Roma, senza fare processi a nessuno, è il corpo della polizia locale, dei vigili urbani. Se ne vedono pochi in giro e non ci
Sono mai, questo è il, io raccolgo le voci, Vox Populi, mai quando ci sono ingorghi, problemi di circolazione. Adesso, che fine hanno fatto? Ah, non lo so, forse diciamo sono accaniti, ma io diciamo ho appena di recente preso una multa perché mi ero dimenticato di mettere ero partito in questo viaggio, c'è lui, il parcometro, quindi ho preso due multe nell'arco di una settimana che ovviamente pago a differenza di chiunque altro. Quindi ci stanno i vigili, no? Adesso questo è un caso personale, capita a tutti quanti. Noi abbiamo in questo momento una difficoltà di risorse perché molti vigili abbiamo destinati a fare un lavoro di controllo appunto per esempio sui campi rom. Quindi sugli è incendi. Insufficiente il numero dei vigili. Beh, il numero dei vigili è alto, 7.000, sono un po' di meno, sono tanti, ce ne sono molti che svolgono funzioni amministrative, di polizia amministrativa, anche perché vorrei segnalare che noi stiamo facendo con i vigili urbani un lavoro di verifica del commercio ambulante abusivo molto esteso. È un'altra piaga della città, non c'è dubbio. Le persone sono sempre quelle, quindi poi vorrei anche spezzare una lancia a favore dei vigili e a sfavore di noi cittadini. Il governo della città deve assicurare il cambiamento del sistema, no? Della macchina che gestisce e farla funzionare, ma i cittadini, noi, dobbiamo adottare comportamenti. Su questo se noi l'abitudine è quella di parcheggiare la macchina in seconda fila piuttosto che non c'è tanto che tenga, uno può elevare multe all'infinito, ma c'è un comportamento, c'è un civismo che manca e di cui la città deve tornare. No, le voglio fare altre due domande. La prima riguarda proprio anche il suo ruolo di assessore alla crescita culturale. No? Roma vive di turismo, non c'è dubbio, in gran parte di turismo. E però il turismo di questi ultimi tempi è un turismo le voci, ma lei le conosce benissimo, di ristoratori, di albergatori, di chi ha impresa, che non spende, che non contribuisce al bene, alla crescita della città, è molto mordi e fuggi, e soprattutto la città non ha eventi come altre capitali mondiali che possano attrarre il turismo che spende. Allora, io qui replica? Le contesto, l'assunto e i dati. L'assunto è, se noi interpretiamo la capitale del paese come un luogo che vive il turismo, noi uccidiamo la capitale e il paese. Tant'è che ho visto oggi con grande soddisfazione che finalmente c'è stata una decisione del governo, della regione Veneto e di Venezia di impedire le grandi navi. Allora, Venezia è stata massacrata, uccisa dal turismo di massa, non c'è più la città. Pensare che la capitale di un paese che ospita il 50% della ricerca scientifica nazionale, che ha un corpo accademico di primissimo livello e che è tra i più grandi d'Europa, che ha una capacità di produrre innovazione con impresa di piccole e medie dimensioni, che è quella che peraltro oggi si diffonde, possa vivere solamente di turismo è una follia del modello di sviluppo che è stato applicato negli anni passati e di cui noi oggi paghiamo l'effetto, che è la concentrazione di questa gente nel centro storico. In tutto ciò il turismo ovviamente serve, no? Perché è un elemento, e cresce il turismo a Roma, cresce la spesa pro capite. Io ho una riserva su come cresce il turismo a Roma, ma la riserva non deriva da quello che abbiamo fatto noi oggi, ma dal modo in cui è stata presentata la città nel mondo nel passato. E non sono i grandi eventi che portano un turismo diverso, è la percezione nel mondo che la città è viva costantemente per una pluralità di azioni. Quando uno fa un grande evento attrae tantissime persone in un luogo che sono esattamente lo stesso tipo di consumatori che oggi vengono contestati. Noi faremo grandi eventi, stiamo programmando, li faremo perché fa parte della vita di una città. Sì. Ma non è quello il meccanismo che sposta, anzi, contesto a fondo il ragionamento. Non è far diventare una Disneyland la città che consente alla città di vivere meglio e di sviluppare, è migliorare la qualità della vita in città che modifica il turismo che ci viene. Senta, le faccio un'altra domanda che sempre racchiude anche in parte alcune delle critiche che si fanno a questa giunta. Molti esponenti del Movimento 5 Stelle, quando si parla di Roma, dicono ci sono le responsabilità pregresse, io non voglio entrare nel merito, e soprattutto rispetto ancora a molti problemi che hanno le strade, le buche, la raccolta dei rifiuti, eccetera, dicono però prima c'era una situazione di illegalità, noi abbiamo dovuto fare dei bandi, i bandi richiedono
tempo, ma i cittadini questo tempo non ce l'hanno. Ormai è passato un po' oltre un anno, diciamo, di giunta Raggi. A queste critiche lei come risponde? Rispondo, diciamo, c'è una pluralità di risposte. La prima è che in realtà un sacco di cose sono state fatte, ma sono tante. Però molti romani non se ne sono accorti. Molti romani non se ne accorti, diciamo che soprattutto non si rende conto il sistema che racconta quello che accade. Cioè c'è una fortissima tensione che io trovo, diciamo, al netto della polemica politica, la trovo stupida, che è di autolesionismo della, diciamo, nei confronti della città, ma lo fa in generale il paese. No? Il paese ha una vocazione straordinaria a parlare male di se stesso. Cioè, sceglie questo profilo. In questo momento lo fa in modo aggravato sulla città perché c'è un'ovvia tensione politica. La città è vero che ha dei problemi grossi che sono tracimati. Prendo gli alberi. Non è stata fatta la potatura degli alberi per un decennio. È evidente che dopo un decennio non è fatta la potatura degli alberi. Noi di alberi ne abbiamo controllati 12.000. Un piano di emergenza straordinario, perché sennò non accadere si rischiano cose molto gravi. Siccome gli albi sono 80.000, sono tantissimi, noi ne abbiamo onipolati in alcuni mesi 12.000. Ma queste famose caditoie, quando piove si allaga roba, le avete pulite, le state facendo pulire? Se lei pulisce, noi puliamo le caditoie, tant'è che l'acqua fluisce meglio, ma siccome non è stata fatta la ritaratura dei sistemi di distribuzione delle acque, a fronte del fatto che per colpa di nessun politico, ma cambia il clima quello che dice il Presidente degli Stati Uniti, cambia il clima delle bombe d'acqua, gli strumenti di distribuzione dell'acqua che stanno non sono a farlo fronte. E sono lavori, spingere una città che è stata ferma, una città non è un giocattolo, è casa, non è un appartamento, che è stata ferma per un periodo lunghissimo, spingerla richiede tempo. In questo tempo, nel corso, le cose ne vengono fatte in continuazione, ce n'è su tutti i fronti. Non vederlo è, diciamo, disonestà intellettuale. Allora, grazie a Luca Bergamo, buongiorno Mirta. Buongiorno Andrea, allora oggi devo dire un puntatone, ripartiamo dalla Sicilia, abbiamo approfondito una storia incredibile, pare che vicino a Catania, a Gravina, in una clinica, abbiano fatto votare persone molto anziane, allettate ed interdette, abbiamo approfondito la vicenda. A loro insaputa, diciamo. Abbiamo un servizio interessantissimo dalla Sicilia, una politica orrenda, inutile dirlo, poi abbiamo moltissimi ospiti con noi per commentare anche la performance di ieri sera di Renzi, Stefano Esposito, Carlo Freccero, Ignazio La Russa, Paolo Grazi, Daniela Santanchè, Marco Furfaro, Riccardo Puglisi e poi abbiamo Elsa Fornero a parlare di pensioni perché è il giorno in cui molte cose si decidono e Walter Veltroni a parlarci del suo libro ma anche e soprattutto di PD. Vi aspetto. Grazie, c'è un bel menù assortito dopo la pubblicità. Mirta Merino con l'ara che tira, un flash. Caro vice sindaco, lei ha detto mi piacerebbe vedere giocare la Roma e il Barcellona al Circo Massimo. Questo sì che sarebbe un grande evento, lo vedremo? Non lo so, dipende anche dall'interpretazione che dà il nuovo direttore del parco archeologico della funzione Circo Massimo. Discuteremo. È stato diplomatico.